Oh, buonasera, io sono il dottor Bocciani Francesco. Mi occupo della parte generale dell'odontoiatria. La parte generale significa la cura sia del piccolo paziente, quindi la pedodonzia, quindi le carie, le piccole estrazioni del piccolo paziente, sia la parte routinaria che capita tutti i giorni in studio. E quindi la conservativa, quindi le otturazioni, le devitalizzazioni, tutta la parte protesica, sia di protesi tradizionale che di protesi implantare, e anche, ripeto, tutte quelle piccole problematiche che abbiamo tutti i giorni, quindi la patologia orale, sempre, sempre, comunque, qui bisogna dirlo, cioè sfruttando la interdisciplinarità che ci fornisce la struttura, quindi avvalersi con altri specialisti. Quindi io come generico riesco a individuare, cioè quantomeno possibili problemi, e quindi smistare agli altri colleghi, sempre per cercare di arrivare alla soluzione per il paziente. Io sono il dottor Beraldi e sono il chirurgo odontoiatra. Questo vuol dire che io all'interno dell'equipe risolvo la parte chirurgica, quindi inserzione di impianti, estrazione di denti del giudizio inclusi o non inclusi, ricrescite di osso con varie tecniche e sistemi. E poi ovviamente poi anche la parte protesica su queste cose poi fatte in chirurgia. L'importante è che siamo un'equipe e quindi quello che io non faccio lo fanno i colleghi, quello che non fanno i colleghi lo faccio io. Siamo un'equipe. Sono la dottoressa Francesca Lunardini, odontoiatra generico della struttura, e oltre a questo mi occupo anche delle disfunzioni dell'articolazione temporomandibolare. Sempre più spesso andiamo a sfogare i nostri stress sui denti, stringendoli o addirittura strusciandoli insieme, e questo comporta un danno a tutto l'apparato. Sia scheletrico sia muscolare, e non è raro infatti che i nostri pazienti avvertano dolore nell'apertura e nella chiusura della bocca e disturbi come click e rumori articolari. Buonasera, sono la dottoressa Maria Tonti e mi occupo dell'ortodonzia. Che è una branca rivolta fondamentalmente alla fascia pediatrica, però anche agli adulti. L'ortodonzia di cosa si occupa? Si occupa di, come dice la parola, di mettere in posizione corretta sia i denti sia le arcate. Per questo è rivolta fondamentalmente ai bambini perché c'è più margine per poter lavorare, per poter ottenere risultati, e anche gli adulti però possono avere i loro risultati se andiamo a parlare di un allineamento oppure di un'ortodonzia preprotesica per poi poter appunto andare dal protesista o pre-chirurgica, perché per esempio ci sono tante cose che ormai noi non possiamo più risolvere, ma dobbiamo rivolgersi al chirurgo maxillofacciale. E noi facciamo un lavoro primario per poi passare il lavoro al chirurgo maxillofacciale. La raccomandazione in questa, proprio perché è rivolta fondamentalmente ai ragazzi, la raccomandazione è ai genitori che io voglio fare, portate i bambini da piccolini a farceli vedere, perché noi possiamo intercettare e possiamo risolvere con delle minime sciocchezze, magari con degli apparecchi semplicissimi o neanche. Solo con degli accorgimenti possiamo intercettare e risolvere dei problemi che poi da adulti possono essere più difficili e magari anche non risolvibili. La raccomandazione è anche ai colleghi, noi ci dobbiamo rivolgere anche ai pediatri, agli otorino, ma anche all'odontoiatria generale. Infatti con i colleghi che lavorano qui con me siamo in coordinazione. Perché la prima visita che viene fatta al bambino in genere non è da noi, ma è dal pediatra, che deve essere accorto a
poter accorgersi anche appunto di cose che possano poi complicarsi con la crescita e mandarci precocemente i bambini. Quindi 5-6 anni, la prima visita, poi se non c'è bisogno di nulla siamo noi che non andiamo avanti o magari rivediamo, monitoriamo il bambino ma non facciamo terapie. Buonasera, io sono Manuela Molini, mi occupo di ortodonzia, sono specialista in ortodonzia, quindi di quella branca dell'odontostomatologia che corregge le malocclusioni e quindi si occupa della salute delle arcate dentali in modo che possano combaciare bene tra di loro e quindi avere un buon rapporto, un risultato ottimo nella masticazione ma anche dell'estetica. Quindi l'ortodonzia è rivolta all'adulto ma anche nel bambino e proprio a questo proposito vorrei parlare di un progetto che ha il poliambulatorio per i piccoli pazienti, e cioè quello di distribuire un metodo di visite cicliche, un passaporto ortodontico affinché la salute del piccolo paziente, la salute orale dal punto di vista sia delle carie e anche appunto delle malocclusioni possa essere monitorata e controllare il bambino ogni 6 mesi oppure una volta l'anno a seconda di come siano le condizioni della sua bocca, e in questo modo tenere sotto controllo la crescita del bambino e eventuali malocclusioni o patologie della cavità orale che si possano riscontrare andando in là con gli anni. L'inizio è consigliato intorno ai 5 anni, la prima visita al dentista si fa a 5 anni, e in questo modo appunto una volta l'anno oppure due volte l'anno il bambino può essere controllato e quindi possiamo intervenire appena ci dovesse essere un problema. Questo progetto è il nome del passaporto ortodontico e odontoiatrico, e così dall'ortodontista che si presenta potrà poi avere conoscenza della salute della propria bocca, eventualmente l'ortodontista potrà inviare al collega che si occupa di fare le otturazioni piuttosto che la sigillatura come prevenzione delle carie, oppure mettere un apparecchio laddove fosse necessario nel bambino di 6 anni se ci sarà una malocclusione importante, oppure a 12 anni per un allineamento e una estetica perfetta. Alla fine di ogni seduta odontoiatrica vi facciamo vedere come viene sanificata la postazione. Togliamo gli strumenti che il dottore ha usato, prendiamo un prodotto specifico contro i virus e sanifichiamo tutta la zona che abbiamo usato: la poltrona, la sputacchiera, gli aspiratori. Mentre il micromotore e la turbina vengono cambiati ad ogni paziente.